Buongiorno e buona Pasqua a tutti quanti. Allora, immaginate che questa sia una tenda. Cosa vi fa pensare una tenda in mezzo ad una stanza? Avete una tenda proprio che divide la stanza in due. Non lo so a voi, a me mi viene voglia di vedere che cosa c'è dietro. Voglia di sbirciare, necessità di aprire leggermente e di vedere che cosa ci sia al di là di quella tenda. Se per me è così, che è parlando di una tenda generica, figuratevi, immaginatevi come potessero essere curiosi di vedere che cosa c'era al di là di una tenda particolare gli ebrei al tempo di Gesù. C'era una tenda famosa, una tenda che divideva all'interno del Tempio una zona particolare. Mi dai la prima slide? Questo più o meno è com'era il Tempio. Questa è la struttura del Tempio, quella T, e questa era all'interno del Tempio. Dentro il Tempio c'erano due luoghi. Un luogo che era chiamato il luogo santo e era diviso da una prima cortina, ma era una cortina che non arrivava fino a terra, era una cortina che andava dal soffitto fino a circa metà della stanza. Questo ambiente era diviso, era il luogo santo. In quell'ambiente potevano entrare soltanto i sacerdoti e in quella zona si facevano tutti quanti i rituali dovuti al Signore. Più avanti del luogo santo c'era un altro luogo diviso da una cortina molto più grande, una cortina che andava dal soffitto fino al pavimento, era alto circa 30 metri e quello era il luogo santissimo. La cortina detta velo era molto più grande della prima e era molto spessa. Si dice che fosse larga circa 10 centimetri, era fatta di una serie di prodotti, mi pare che fosse lino, e era affrescata, aveva su dei disegni di cherubini. E i rabbini usavano dire che nemmeno due cavalli posti uno a sinistra e uno a destra sarebbero stati capaci di rompere quella cortina. Ora, la cortina, questa qua, non era soltanto una porta, soltanto una divisione, non era soltanto una separazione fisica, ma era anche un simbolo, una separazione spirituale, un giudizio che Dio aveva dato al suo popolo. Sì, io ti voglio bene, ma sei impuro, stammi un pochino distante, non entrare qua dentro. Allora, cosa c'era dentro il luogo santissimo? Questo era il luogo dove veniva manifestata la presenza di Dio sulla terra. Dio era l'unico posto dove realmente entrava e arrivava sulla terra. Se leggete i vari libri, Esodo, Deuteronomio e gli altri, sapete che c'era, quando il Tempio era una tenda nel deserto, Dio la prima volta riempì della sua presenza con una nuvola il Tempio e lì rimaneva, e lì restava quando doveva incontrare l'uomo. Dio permetteva solo ad alcuni di stargli un po' vicino erano i sacerdoti che potevano stare nel luogo santo, al di là della prima cortina, ma nessuno poteva stare di fronte al Signore, nessuno tranne il sommo sacerdote, ma il sommo sacerdote poteva stare là soltanto una volta all'anno, il giorno degli Yom Kippur, che ancora si festeggia in Israele. E questo soltanto una volta all'anno, dopo aver fatto tutta una serie di abluzioni, rituali elaborati per poter entrare puro nel luogo. E poi, come ho più volte detto a voi, il sommo sacerdote doveva indossare una campanella al piede per sentire se si stava ancora muovendo all'interno, per essere convinti che era ancora vivo e che il Signore non l'avesse fulminato, e legarsi una corda alla cintola, così che se le persone non sentivano più il campanello che si muoveva, significa che il sommo sacerdote, e qualche volta era successo, era morto, e gli altri sacerdoti, pur di non entrare e essere fulminati, tiravano il corpo del sommo sacerdote fuori dal luogo santissimo.
Allora, che cosa c'era all'interno del luogo santissimo? Ce lo spiega un passo di Ebrei, la prossima. Ebrei 9, da 3 a 5, dice così: e dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne, che era fiorita, e le tavole del patto. In realtà, all'interno del luogo santissimo, all'epoca di Gesù, l'arca non c'era più. Già non c'era più. Quando i babilonesi erano entrati in Gerusalemme e avevano fatto razzia di quello che era trovato all'interno del Tempio, e questo lo potete leggere in Seconda Re al capitolo 8, vedrete che ci sta tutto l'elenco di quello che era stato trovato, ma l'arca già non c'era più, era sparita misteriosamente e non ce n'era traccia all'interno del luogo santissimo. Che fine aveva fatto l'arca? Allora, per chi è appassionato di Indiana Jones può trovare dei suggerimenti nel film I Predatori dell'Arca Perduta, ma è soltanto fantasia. Per tutti gli altri la risposta è: dell'arca non si sa nulla. Ma il luogo santissimo, nonostante non ci fosse più l'arca, l'arca era rimasto un luogo ancora speciale, e Dio ancora si presentava all'uomo in quel luogo, in quella località. Entrare nel luogo santissimo era un po' come entrare in paradiso, era come un po' tornare al tempo di Adamo ed Eva, gli unici che avevano passeggiato insieme con Dio prima della cacciata, prima che tutto precipitasse. Allora, ora che abbiamo in mente questa situazione, possiamo leggere il passo di Matteo. Mi dai la prossima? Matteo 27, da 45 a 55. Dice così: allora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Prossima. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era il figlio di Dio. Allora, immagina di essere uno dei sacerdoti. Uno dei sacerdoti che erano al servizio, non il sommo sacerdote, ma di quelli che stavano nella parte anteriore, nel luogo santo, non nel luogo santissimo. Stai preparando tutto quello che c'è da fare tanto, perché tra 3 giorni sarà Pasqua, la Pasqua ebraica, e la città di Gerusalemme aumenterà di 10 volte la popolazione, perché tutti quanti verranno in pellegrinaggio, e i romani che la stanno occupando diventeranno abbastanza nervosi. Sangue interiore di animali sono sparsi un pochino ovunque per via dei sacrifici propiziatori e fatti all'ingresso del tempio, e l'odore di arrosto di agnello del sacrificio rende l'aria quasi irrespirabile. È innegabile che gran parte dei discorsi che vengono fatti in quel momento a Gerusalemme si rivolgono a quel Nazareno che è stato crocifisso, alla condanna a morte di Gesù in quelle giornate. Proprio quel giorno c'era l'esecuzione, quel Gesù che era odiato da quasi tutti i sacerdoti e amato da quasi tutte le folle. È stata una giornata molto insolita, perché a un certo momento della giornata, anche se era una bella giornata di sole, il sole si era oscurato e dopodiché, dopo un po' di tempo, dopo un grande terremoto, era ricomparso.
Tutto però sembrava tornato alla normalità, finché non senti un rumore alle tue spalle. Ti giri e vedi la visione più orribile che tu possa aver mai visto come ebreo e come sacerdote. Il velo si sta spaccando, il velo si sta aprendo dalla cima al fondo, la tenda che copre l'inavvicinabile, la tenda che i cavalli non possono strappare, quella tenda si sta strappando, si strappa dall'alto verso il basso, come se due potenti mani avessero deciso di prenderla e di strapparla. E ora stai fissando con i tuoi occhi il Santissimo, il luogo dove c'è la presenza di Dio. E è una vista che pochissime persone hanno avuto, soltanto i sacerdoti. Che cosa significa questo per te? Beh, dipende dalla tua prospettiva. Se sei un ebreo e se sei un sacerdote, sai benissimo che quello potrebbe essere il tuo ultimo giorno e di tutti quelli che hanno la visione, perché nelle scritture sta scritto che chi vede Dio non può rimanere vivo. Allora che cosa fai? Cerchi di avvicinarti, metti una mano davanti per non vedere e per non entrare schermando la tua vista dal Santissimo e non essere fulminato. Ma entri e non c'è nulla. Non c'è nulla, tutto è vuoto e tu sei ancora vivo. È un luogo vuoto, è un luogo silenzioso. Dov'è Dio? Dov'è Dio? Dio semplicemente non è più lì, non è più lì. Ha lasciato il tempio, il velo non serve più, il velo non serve più. Fino a qualche minuto fa Dio c'era nel luogo santissimo. E ora? Dio, nonostante il popolo si fosse dimenticato che lo aveva liberato dalla schiavitù di Egitto, nonostante gli avesse dato le regole sul Sinai e quelle regole fossero state disattese, calpestate, violate, nonostante i sacerdoti avessero trasformato il rapporto con lui in una serie di regole vuote, di sacrifici inutili fatti solo per farsi vedere e per fare scena, nonostante il progetto di portare Dio agli altri popoli era diventato invece un noi abbiamo il vero Dio e voi no, qualche cosa che separava, Dio era rimasto lì per generazioni. E ora? Nella cultura orientale, lo strapparsi gli abiti, lo strapparsi le vesti, significa qualche cosa di dolore. Quando gli uomini ebrei provavano un forte dolore, si stracciavano le vesti per dimostrare la loro indignazione, il loro stupore, il loro dolore. Strappando il velo, Dio dimostra il suo dolore per ciò che il Tempio era diventato, un luogo vuoto, ma rende possibile entrare nel Tempio e vedere che Lui non è più lì, all'interno del Tempio. E così apre una nuova via a tutti i credenti. Dio aveva creato il Tempio per essere vicino al suo popolo, ma il popolo pensava di aver messo, mi dai la prossima, Dio in una scatola. E ora? E ora che il luogo santissimo è esposto? Ora che non è altro che un'altra stanza qualsiasi del Tempio? Ora che il luogo dove Dio si manifestava non ha più la presenza di Dio? Cosa succede? Dio lascia che il mondo veda una stanza vuota, una stanza che riflette una religione vuota, che secoli di mistero, meraviglie e timore siano scrostati via. Non è più necessario, il luogo santissimo non serve più. Dio non c'è più là dentro, Dio non è più in una stanza. Dio ha davvero abbandonato l'uomo? Tutt'altro, assolutamente no. Dio ha lasciato l'edificio perché è sua intenzione di tornare laddove tutto quanto era iniziato. Vi ricordate Eden? Mi dai la prossima? Romani 5, 15.
Però la grazia non è come la trasgressione, perché se la trasgressione di un solo uomo, di uno solo, molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente sui molti. Dio aveva provveduto un novello Adamo, un altro Adamo, qualcuno che avrebbe firmato finalmente un patto con lui, e quel patto sarebbe stato in eterno. Non c'era più bisogno di un tempio fisico, non c'era più bisogno di un tempio fatto di sassi, mura, pietra, mattoni, tavole, tegole, veli. E tutto ciò era venuto gratis per noi, completamente gratis, senza chiedere nulla. Ma per Dio no, né per suo figlio. Dio aveva permesso che suo figlio fosse vittima di un'ingiustizia immane. Dio aveva guardato mentre suo figlio veniva umiliato, condotto come un agnello al macello. Dio si era voltato da un'altra parte, aveva completamente abbandonato Cristo, suo figlio, sulla croce. Dio aveva permesso che fosse tolta la vita a suo figlio. Perché? Per chi? Per te e per me, per tutti noi. Il velo può essere strappato, il tempio è vuoto, Dio non è più lì. E adesso? Prossima. Ci vorranno 3 giorni e il mondo capirà cosa è successo attraverso un altro luogo vuoto, un altro luogo vuoto. Quello che avrebbe dovuto contenere le spoglie, il cadavere di un giovane uomo crocifisso, è invece vuoto, esattamente come il luogo santissimo all'interno del tempio. Andiamo alla prossima. Giovanni 20, dal versetto 1 al versetto 8. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta del sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano insieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse prima al sepolcro. E, chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per prima al sepolcro, e vide e credette. Un altro luogo vuoto, un secondo luogo vuoto. Ma se il primo doveva farci paura, se il primo, il luogo santissimo, dimostrava che Dio non era più lì, un Dio che abbandoni il luogo dove era stato sempre presente sulla terra, il secondo deve portarci ad esultare e gioire di una gioia suprema. Dio non risiederà più in un luogo, non ci sarà più un luogo dove Dio ci sarà, ma Dio risiederà all'interno di ciascuno che entri la tomba, veda e creda. Mentre la cortina era stata lacerata da cima a fondo, nessuno degli ultimi indumenti di Gesù sarà strappato. Alla fine della sua missione sulla terra di salvataggio, nessuno dei suoi abiti sarà strappato, né la tunica che verrà tirata a sorte e rimarrà sana all'interno, verrà tirata a sorte dai soldati, né le fasce che verranno semplicemente svuotate del corpo di Gesù, né il sudario, il velo che era stato messo sul suo capo, era stato piegato e messo da una parte. Ora, c'è molto di simbolico in tutto ciò. Dio distrugge la divisione che separava Dio, lui dall'uomo, ma preserva gli indumenti di colui che porterà tra gli uomini Dio. Non servirà più di strappare stoffa, non servirà più di dimostrare dolore, non servirà più di lacerarsi per far vedere il proprio pentimento. Ciascuno potrà vestire l'abito che è rimasto intatto, l'abito di Cristo.
E alla prossima. Romani 13, versetto 14. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri. E poi Colossesi 3, 12. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. La cortina è stata strappata, il tempio è vuoto come la tomba, ma abbiamo un vestito nuovo. Abbiamo un vestito nuovo che si chiama Gesù. Finalmente abbiamo uno come noi che è presso il Padre a difenderci. Abbiamo un Signore e un Re che mette in gioco il suo sangue per noi ogni volta che pecchiamo e dice: Padre, ricordati, ho firmato io per loro. Cristo prende il dolore e noi riceviamo la ricchezza. La cortina è strappata, il tempio è vuoto come la tomba, ma Dio è ancora con noi. Forse con noi come non è stato mai dall'ultima volta, da quell'ultima volta prima che l'uomo fosse scacciato da Eden. Ora sì, ora di nuovo lì, ora di nuovo con noi, ora di nuovo in mezzo a noi. La presenza di Dio nel Tempio era una rassicurazione che Dio stava ascoltando le preghiere del popolo, che rispondeva a quelle preghiere. La cortina strappata, il tempio vuoto come la tomba, urla al mondo: sono tornato tra voi. Per secoli il popolo aveva gridato: non possiamo farcela da solo, non possiamo farcela da soli. La risposta di Dio è stata: Gesù ha fatto per voi, Gesù ha vinto la morte, Gesù ha riportato la vita. La cortina può essere strappata, il tempio può essere vuoto come la tomba, perché Dio è tornato in mezzo a noi. Ed è la prossima. Ebrei 10, 19, 23. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato da un'acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. In una parola, ciò che c'è al posto del tempio, ciò che c'è sulla soglia di una tomba vuota, è una relazione con Dio, un Dio che si è fatto uomo in Gesù Cristo. Le tende, come abbiamo detto all'inizio, non hanno la capacità di farci desiderare di sapere cosa c'è dietro di esse. Le tende hanno la capacità di renderci molto curiosi di vedere al di là. Dio non voleva più che fossimo curiosi. Dio non voleva più che dovessimo soltanto sbirciare. Dio voleva che fossimo credenti, che arrivassimo a vedere. Lui non vuole più segretezze e paura. Non vuole sacrifici, non vuole rituali, non vuole mistero e limitazioni, non vuole unicità, soltanto noi abbiamo Dio, ma Lui vuole te. Vuole che tu veda la meravigliosa grazia che ti sta offrendo Gesù in modo diretto, senza più veli, senza più pietre che chiudano una tomba. Accesso diretto alla presenza di Dio attraverso Cristo. Questo è il dono che Dio continua ad offrire a tutti gli uomini attraverso la cortina strappata, il tempio vuoto, come pure la tomba vuota. Dio ha aperto una strada perché potessimo venire da Lui. In questo giorno di Pasqua ti dico: non lasciare che qualcosa ti trattenga. Fermiamoci a pregare.
Grazie, Signore Gesù, per quella cortina strappata, per quella tomba vuota. Se tu che hai ascoltato oggi, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa, delle mie parole, delle parole che il Signore ti ha detto in questo giorno di Pasqua, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io capisco che tu hai voluto strappare la cortina per rendermi consapevole che tu ci sei, che tu sei presente, che tu hai voluto svuotare quella tomba per farmi consapevole che Cristo è veramente risorto dai morti e che alla stessa maniera io posso risorgere dai morti se entro la tomba, guardo le fasce e credo in te. Signore, io voglio essere credente e non dubitare in un attimo solo che questo che tu hai fatto è stato per me e che non serve altro sacrificio che inchinarmi davanti alla tomba vuota e credere quello che sto vedendo, che tu sei realmente risorto dai morti. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.